Palestra di Siena, Andrea Frullanti, le televisicali, Alessandro Bonelli collegati in diretta per voi per raccontarvi Giacomo Menzana, basket Golfo Piombino, prima giornata del girone di ritorno del campionato di basket di Serie B, girone A, spazio anche a un pezzo di storia importante per quanto riguarda la Menzana Basket e Viale Sclavo in particolare, con la presenza di Milenko Topic, che faceva parte della squadra che nel 2002 ha sollevato il primo trofeo della storia menzanina, vale a dire la Coppa Saporta, alzata proprio dal capitano Roberto Chiagic, che quest'oggi è anche il capitano della Giacomo Menzana, che affronterà il basket Golfo Piombino. Quindi tanti applausi per Topic, uno degli eroi indimenticati della Menzana del passato. Il presente però si chiama basket Golfo Piombino. Sandro. Beh, bellissimo che Topic, tornando a Siena, abbia ritrovato sempre con la canotta biancoverde il suo capitano Chiagic. Quindi straordinario, loro due. Topic, direi, in quella stagione fu un elemento cardine, chiamiamolo il Pignatti della situazione, e Chiagic fu quello che logicamente alzò la coppa in quel di Lione. È bellissimo che dopo 13 anni quasi si ritrovino insieme in questo palazzetto abbracciandosi, e uno ormai come osservatore, come piacevole spettatore, l'altro ancora a combattere in campo. Inno della verbena alla palestra. Letterio, siamo veramente pronti a questo punto per la partita di questa sera. Ribadiamo, cosa attendersi? Attendersi una partita importante, partire col piede giusto e per rimanere dove meritiamo di essere e continuare ad affinare quelle che sono le armi fondamentali di questa squadra. Inno della verbena, come dicevamo, alla palestra, quindi è veramente tutto pronto per la palla 2 di questo incontro. Ricordiamo, gli arbitri saranno i signori Santilli e Fanesi per quanto riguarda la direzione arbitrale a partire di questa sera. Menzana che entra sul parquet, sospinta proprio dall'applauso del pubblico bianco-verde che ha gremito gli spalti del palestra, anche un centinaio di tifosi giunti da Piombino fino a qui alla palestra di Siena. C'è Pignatti dal primo momento, ha dismesso la sovramaglia e quindi sarà regolarmente nello starting five, insieme a lui Roberto Chiagic, Davide Parente, Sebastian Vico, e quindi a questo punto manca solo l'ultimo elemento che con ogni probabilità dovrebbe essere Alex Ranuzzi. Quindi Pignatti comunque in quintetto, Letterio. Sì, questo è importante, può giocare anche con il braccio sinistro per quello che è. E anche Parente, una conferma per lui dopo l'esordio dal primo minuto di una settimana fa. Ranuzzi completa lo starting five. Maggio invece per quanto riguarda Piombino, che schiera anche Marmucci, che andrà a contendere la palla 2 di questo incontro a Roberto Chiagic, poi Iardella con la maglia numero 4, Gabellieri. Ci manca un elemento per Piombino che ovviamente vi comunicheremo al più presto. Adesso però è veramente tutto pronto per la palla 2 di questo incontro tra Marmucci e Roberto Chiagic. Primo possesso è per la Menzana, che riesce a conquistare la prima palla con la contesa vinta da Roberto Chiagic. Adesso subito coinvolto da Parente, Ranuzzi, controllo difficile per lui ancora per l'uscita dai blocchi di Davide Parente, toccato il suo pallone da parte di Roberto Maggio e rimessa in attacco per la Menzana. Subito molto aggressiva Piombino. Sì, Piombino aggressiva e vuole metterla, come avevamo detto, la squadra molto più leggera, vuole fare della reattività la sua arma vincente. Infatti procura subito una palla persa per la Menzana da questa rimessa. Esatto, perdiamo una palla molto molto banale. E quindi nulla di fatto in questo primo attacco da parte della Giacomo Menzana, che adesso ripiega in difesa. C'è l'attacco da parte di Gabellieri, in punta per Marmucci, il ribaltamento per Iardella, ancora Iardella che riceve, palleggia, resta tiro per lui, messo in ritmo molto bene. Primo canestro della partita per Piombino e la firma è quella di Alessio Iardella. 2-0 per la squadra piombinese. Ranuzzi in attacco per la Menzana, riceve Vico che mette palla per terra, 10 secondi per prendere sul tiro. Vico tenta la penetrazione, arriva fino in fondo Sebastian Vico, sbaglia però il layup quando aveva superato tutta la difesa piombinese, e adesso c'è la transizione per Piombino con l'appoggio alla tabellone per Camillo Bianchi, prodotto delle giovanili della Virtus Siena, lo ricordiamo,
già l'andata fautore di un avvio importante, e anche a questo caso il Basket Golfo Piombino parte con il piede giusto, 4-0 il punteggio. Ranuzzi per Vico, infrazione di passi per Litra l'argentino, un'altra palla persa per la Mezzana, anche questa circostanza la Mezzana che parte così così. Vabbè, due palle perse abbastanza banali e un canestro quasi fatto sbagliato da Vico. Bisogna migliorare certamente la nostra fluidità offensiva. Piombino adesso in attacco con Maggio, la palla per Iardella, Iardella che gioca sul blocco di Marmuggi, pick and pop tra i due, Marmuggi fuori ancora per Iardella che batte Chiagic, un altro scarico, non si prende il tiro in questo caso Maggio, Parente va vicino alla palla recuperata, poi c'è l'infrazione di 24 secondi per l'attacco piombinese, grande azione difensiva da parte di Davide Parente. Sì, Piombino ha rifiutato a prendere due o tre tiri facili e questo ha fatto in modo tale che la difesa della Mezzana potesse avere la meglio. Parente torna in attacco adesso la Mezzana, la palla per Chiagic, consegnato per Alex Ranuzzi che mette palla per terra, l'uscita da blocchi di Parente che riceve in questo istante, servito in posta Pignatti, arriva all'anticipo ancora di Camillo Bianchi e ancora l'ultimo a toccare è un giocatore della Mezzana, la rimessa sarà ancora per Piombino che sta facendo valere una grande aggressività difensiva. Ma la mossa di mettere Bianchi in numero 4 e di fatto giocare con 4 esterni, 4 e mezzo con Marmuggi che può attaccare Chiagic, intanto Bianchi ancora dall'angolo, sbaglia Vico al rimbalzo, è la mossa che in questo momento ci sta mettendo in difficoltà. Arriva il tocco da dietro di Roberto Maggio sul tentativo di transizione da parte di Sebastian Vico, 4-0 il punteggio per il Basket Golfo Piombino, 7:44 da giocare nel primo quarto qui alla Palaestra. Piombino avanti di 4 lunghezze sulla Mezzana, Pignatti adesso solissimo per un tiro a 3 punti che viene sbagliato, Bianchi tira giù il rimbalzo, polveri bagnate per la Mezzana, ma anche se questo è il primo tiro dal campo della partita, dalla parte opposta Marmuggi si alza a 3 punti, sbaglia, tocca il rimbalzo Pignatti che poi viene conquistato da Davide Parente che supera un palleggio alla linea mediana del campo, c'è Maggio su di lui, ancora Parente, il suo palleggio, sfrutta il blocco di Pignatti, Parente la penetrazione fino in fondo, Parente sbaglia anche questo layup, Ranuzzi lotta al rimbalzo, palla contesa, la freccia del possesso alternato premia Piombino, però insomma polveri bagnati in questa via di partita per la GECOM. 3 tiri sbagliati, 3 palle perse, 6 attacchi, onestamente per ora abbiamo cominciato veramente maluccio. Dalla parte opposta arriva invece la bomba di Andrew Gabellieri, 7-0 per Piombino a 7 minuti dalla fine del primo quarto, 3 minuti se ne sono andati dalla palla 2, Parente riceve il consegnato di Chiagic, la palla in punta per Ranuzzi, il movimento di Vico che riceve in questo istante profondo per Chiagic, Chiagic attacca il pitturato, va con il canestro, c'è anche il fallo subito dal capitano, potenziale gioco da 3 punti per Roberto Chiagic che se riceve in posizione di post può fare la differenza. Sì, questa è l'azione più semplice, hai visto la confusione di queste prime 3-4 azioni, passare il pallone sotto e sfruttare appunto Roberto sulle tacche dell'area offensiva e lui poter giocare uno contro uno, ha realizzato. Peccato, abbiamo sbagliato 2 tiri da sotto, magari un po' di concentrazione in più. Chiagic sbaglia il tiro libero aggiuntivo, 2-7 il vantaggio per Piombino che adesso torna in attacco con Iardella, Iardella lascia lì Vico, si butta dentro, poi ancora per il tiro di Marmuggi dalla media distanza, risponde immediatamente Marmuggi che era stato anche l'autore del fallo su Roberto Chiagic, 9-2 il vantaggio per Piombino, Parente l'apertura per Vico, Vico ancora per Parente, in angolo per Ranuzzi che non prende il tiro, tenta un'altra penetrazione, extra pass difficile per Chiagic che tira dalla media distanza, Roberto Chiagic, un po' macchinoso questo attacco, ma Roberto questi tiri li sa mettere. Sì, il ritmo della squadra stasera Parente non riesce a darlo giusto. Intanto Piombino ancora con una bomba, ancora con Roberto Maggio in questa circostanza, 12-4. Nuovo massimo vantaggio per il Basket Golfo, più 8, Pignatti riceve, 5:50 da giocare nel primo quarto, fallo di Andrew Gabellieri nei confronti di Alex Ranuzzi, ma giustamente l'Italia mi fa notare che tutti e 5 i giocatori di Piombino sono entrati a referto. Sì, sono andati a referto e
In questo caso vado sopra al maestro, sono molto attento. Hanno segnato 10-5, per cui non è che c'è uno sopra le righe, sono tutti ugualmente in partita. Ranuzzi parte dalla posta, fuori per Chiagic, fuori per Vico, di tocco il tentativo di servizio per Parente, ma ancora la grande aggressività della difesa di Piombino, Sandro. Difesa molto mobile, noi invece abbiamo un po' di difetto nella circolazione di palla e ci costringe a situazioni abbastanza complicate. Finora ce l'ha risolta qualche cosa, ci ha risolto Chiagic, che vediamo un po'. Parente da lontanissimo, sbaglia il tentativo da tre punti, si lotta a rimbalzo, tocca solamente Ranuzzi, ma il possesso è per Piombino che torna in attacco, 12-4 il vantaggio per il Basket Golfo sulla Giacomo Menzana quando stiamo per arrivare a metà del primo quarto di gioco. Palla per Gabellieri, Gabellieri contro Ranuzzi, mette palla per terra Gabellieri, fuori per Camillo Bianchi che si alza dall'angolo con spazio, sbaglia, il rimbalzo è per Chiagic. Parente spinge la transizione, ribaltamento per Vico, di tocco per Ranuzzi, complicato, Ranuzzi tenta un'altra penetrazione, va a commettere fallo di sfondamento, magari non evidentissimo, però ha sbracciato onestamente Alex Ranuzzi in questa circostanza. Ma essendo molto più piccoli i giocatori Piombino sono molto inattivi. Iardella, che conosco bene perché ha giocato anche insieme a mio figlio in quel di Castel Fiorentino, è un giocatore che difensivamente è molto reattivo ed è molto bravo a mettersi in mezzo alla traiettoria dell'attaccante per prendere degli sfondamenti. È stato molto bravo adesso, per avere un pochettino più di attenzione. Time out richiesto dalla panchina della Menzana, inesorabilmente non può essere soddisfatto coach Matteo Mecacci. Assolutamente no, abbiamo trovato un paio di canestri con Chiagic, gli altri onestamente mi sembra che abbiano poche idee chiare e poco ritmo partita, a cominciare da Parente che logicamente nel suo ruolo di play deve essere quella a dettare soprattutto i ritmi e gli schemi offensivi. Pare che per ora anche questo brutto sfondamento di Ranuzzi abbia confermato la necessità del time out e ora vediamo se si riuscirà in qualche maniera a giostrare meglio palla in attacco, perché i nostri problemi nascono soprattutto da lì. Rimessa dal fondo per Piombino con la Menzana che accenna almeno per un attimo ad allungare la propria difesa a tutto campo. C'è Iardella in possesso del pallone per quanto riguarda Piombino. Lo show difensivo di Chiagic, la palla per Marmugi, il ribaltamento ancora per Gabellieri, poi nuovamente Marmugi, spalla canestro contro Parente. Fallo in attacco in questo caso per Marmugi. Secondo fallo personale per lui e questo potrebbe essere sicuramente un fattore si arrabbia coach Padovano in panchina. Ma in questo caso è stato molto bravo Parente a far vedere anche il contatto agli arbitri. Sì, stavolta è stato bravo Parente a evidenziare un po' la spinta, la sbracciatura di Marmugi, che ricordiamo è un ex prodotto, è passato dal vivaio della Menzana. Menzana che adesso torna in attacco con Ranuzzi, Vico in punta, c'è il blocco di Chiagic, passaggio per Parente che arriva fino in fondo, l'appoggio al tabellone. Questa volta una bella azione per quanto riguarda la Giacomo Menzana, che dimezza lo svantaggio nei confronti di Piombino. 12-6 l'avvantaggio per i Labronici, 4,5 da giocare nel primo quarto. In attacco Iardella, Iardella l'apertura per Camillo Bianchi che gioca sul blocco di Marmugi, servito in posta Marmugi, Marmugi attacca il pitturato, il ribaltamento, il tiro da tre punti che non va in questa circostanza, ma Camillo Bianchi conquista un importante rimbalzo offensivo. Adesso Maggio in punta per Alessio Iardella, Iardella contro Parente, 6 secondi per prendersi un tiro, Iardella si butta dentro, arriva fino in fondo Iardella, grande iniziativa. E qui però Parente, se prima aveva difeso bene, in questo caso ha perso un po' l'uno contro uno. Sì, ha perso assolutamente l'uno contro uno, buonissima comunque Iardella, l'ho detto prima, è molto reattivo, questi sono i suoi movimenti, oppure il palleggio arresta il tiro da 4 metri. 6 Menzana, 14 Piombino, 3,52 da giocare nel primo quarto, rimessa in zona d'attacco per la Giacomo affidata alle mani di Davide Parente. C'è qualche istante da attendere prima che venga effettuata questa rimessa in gioco, 18 sono i secondi sul cronometro dell'attacco menzanino. La ricezione adesso di Sebastian Vico che mette palla per terra, cerca la penetrazione, passaggio però per Pignatti, completamente fuori misura, anche perché è un passaggio in salto, Letterio. È la legge, passaggio in salto, palla persa.
e Vico stasera non è in forma, fosse il coach un bel cambio subito e così si capisce come deve funzionare. Iardella torna in attacco Piombino nuovamente per Iardella, su di lui Vico, Iardella che si alza da tre punti, sbaglia Pignatti, ottimo suo taglia fuori a rimbalzo su Camillo Bianchi, può tornare in attacco la Mezzana con Alex Ranuzzi. Ancora Ranuzzi che si mette in posizione di post, vuole giocare spalla a canestro, raddoppiato Ranuzzi, parte attaccando il pitturato e va a subire il fallo di Andrew Gabellieri. Secondo fallo anche per Gabellieri, il quarto complessivo per Piombino che quindi va a esaurire il bonus in questa prima frazione di gioco. Cambi proprio per Piombino, fuori Iardella e fuori anche Marmugi, dentro con il numero 8 Biancani. Ma rimessa sbagliata ancora per la Mezzana con Maggio che si invola in contropiede, extra pass dietro la schiena addirittura per il neoentrato Franceschini che sbaglia il layup. La Mezzana adesso in attacco con Vico, Vico l'appoggia al tabellone, questa volta trova il canestro Sebastian Vico, 14-8, meno 6 Mezzana. E bisogna doppio playmaker per Piombino. C'è l'attacco adesso di Roberto Maggio, il consegnato ancora per Gabellieri che attacca Parente, l'appoggio al tabellone di Gabellieri sbagliato, Chiagic conquista questo rimbalzo, apre per Parente che spinge la transizione, Parente per l'arrivo a rimorchio di Sebastian Vico, poi vuole attaccare la difesa schierata di Piombino, c'è il blocco di Chiagic, Vico, l'apertura per Pignatti che finta tiro da tre punti, battezzato, torna ancora da Sebavico, Vico la sua penetrazione, cerca un appoggio al tabellone sbagliato, Chiagic trova il rimbalzo offensivo e va a subire questo fallo da parte della difesa piombinese, due tiri liberi per Ghiaccione. Meno male che Ghiaccione ha preso il rimbalzo offensivo, Vico ha aggredito il canestro, mancavano 8 secondi, però non ha ispirazione giusta e forse sarebbe stato meglio avere un Panzini in questo momento. Abbiamo già perso 5 palloni in attacco, decisamente troppi, stiamo soffrendo tantissimo e meno male che Piombino ha precedentemente sbagliato un contropiede facile. Comunque bene Chiacic che con questo 2-2 ci riporta più vicino ai nostri avversari. 6 punti fino a questo momento per Roberto Chiagic, 10-14 adesso il vantaggio per Piombino che torna in attacco, la palla per Biancani, Biancani contro Vico, l'apertura per Gabellieri, ottima difesa di Ranuzzi su di lui, poi Gabellieri va a calpestare la difesa, la linea laterale del parquet, grande sforzo difensivo di Alex Ranuzzi. Sì, una buonissima difesa e Gabellieri deve prendere vantaggio, ha messo un piede sulla riga, palla recuperata comunque. Vico, passaggio per Ranuzzi, profondo per Roberto Chiagic che ha un vantaggio e si appoggia ancora al tabellone, meno 2 Mezzana, 8 punti per Roberto Chiagic, 2 minuti alla fine del primo quarto e meno 2 per la Gecom. Piombino adesso in attacco con Maggio, palla per Franceschini, consegnato per Biancani, Biancani bel attacco, poi lo scarico in angolo per Gabellieri che si alza a 3 punti, sbaglia, ghiaccio, tira giù anche questo rimbalzo, Vico spinge la transizione per la Mezzana, fuori per Parente, piedi per terra da 3 punti, Davide Parente, la bomba del sorpasso mezzanino di Davide Parente, questa volta è salita di tono la difesa mezzanina, Chiagic sta marcando una forte presenza sotto canestro, bomba di Parente per il più 1 Mezzana, time out per Piombino. Sì, no, allora è una squadra di taglia inferiore per cui giocare a scacchi è sempre difficoltoso, sei molto bravo e acceleri i passaggi da una parte all'altra del campo per prendere dei vantaggi e magari sfruttare i mismatch favorevoli è un conto, se no contro queste squadre quando prendi il rimbalzo, vista la potenzialità che abbiamo in contropiede, dobbiamo andare a cercare o dei tiri da sotto come è stato in contropiede oppure in transizione dove le doti dei giocatori della Giacomo sono notevolmente superiori. 11-2 di parziale per la Mezzana, Sandro sotto la spinta, trascinati verrebbe da dire, da Roberto Chiagic che sotto canestro sta diventando veramente un fattore. Chiagic è stato il pilastro, la colonna portante non solo in attacco ma anche in difesa, catturando i rimbalzi, è stato l'uomo che ci ha dato la possibilità con questo tiro da tre trovato da Parente di riuscire a mettere la testa avanti. È una Mezzana che gioca a sprazzi,
è piacevole vedere che in un minuto siamo in grado di fare anche dei break importanti, ma c'è da preoccuparsi anche di quello che abbiamo visto fino al settimo minuto. Gabellieri adesso in attacco per Piombino, ultimi 90 secondi del primo quarto, più uno Menzana. Adesso Gabellieri palleggia, arresto, tiro molto molto corto, la palla non tocca pure il ferro, Vico lancia poi Pignatti in transizione, la stoppata subita da Pignatti, grande azione difensiva, grande rientro da parte di Camillo Bianchi, e adesso c'è Biancani in attacco per Piombino, Biancani fuori per Maggio, fuori ancora per Gabellieri che fa saltare Chiaggio, ci si prende il tiro piazzato, sbaglia anche questa circostanza Ranuzzi, grande taglia fuori, Vico poi Parente, può tornare in attacco la Menzana quando entriamo nell'ultimo minuto di gioco del primo quarto. Parente vuole attaccare la difesa schierata di Piombino, ancora per Vico, zona 3-2 per quanto riguarda il basket golfo, liberato Parente per un tiro dall'angolo sbagliato, Chiaci tocca il rimbalzo, l'ultimo tocco però è di Bianchi e la rimessa dal fondo sarà ancora per la Menzana, ancora la presenza di Roberto Chiacic, mentre adesso arriva il cambio, fuori Pignatti, dentro Panzini, quindi adesso si gioca con un doppio play, Vico come altro esterno e Ranuzzi come quattro tattico. E beh, senza dubbio, visto la taglia degli avversari, se dopo proprio dobbiamo recuperare il nostro giocatore, questa è la cosa importante. Purtroppo errore di Parente sulla rimessa, ha rimesso direttamente sulla riga di fondo un pallone buttato al vento. Della sesta palla persa da inizio partita per la Menzana, troppe assolutamente in un quarto di gioco, e nonostante questo la Menzana avanti 15-14 su Piombino, che adesso è in attacco con Franceschini, fallo in attacco lontano dall'azione, fallo che vi porta la firma di Roberto Maggio, blocco irregolare per lui, e quindi adesso può tornare la Menzana in attacco ad andare a disegnare sul campo quello che sarà la prima azione con il doppio play Panzini-Parente, rimessa per Panzini che va appunto da Davide Parente, 15-14 per la Gecom, ultimi 30 secondi del primo quarto, Vico riceve il passaggio di Panzini, ancora la zona da parte di Piombino, palla per Parente in angolo per Panzini che finta il passaggio per Chiagic, va bensì da Ranuzzi che va a subire il fallo ancora da parte di Roberto Maggio, anche per lui si tratta del secondo fallo personale, il secondo commesso in rapida successione, due tiri liberi adesso per Alex Ranuzzi. Sì, è stato un attacco, è una simile, che significa è mezzo uomo, è un po' di zona e si muovono indistintamente tutti e quattro attorno a Franceschini in funzione di dove vada la palla, per cui bisogna stare molto attenti, queste difese possono soffrire i tagli come ha fatto Ranuzzi per avere un vantaggio in mezzo all'area. Entra anche Bruno Domenghi al posto di Davide Parente, questa è la scelta di coach Matteo Mecacci, dalla parte opposta ingresso in campo anche di Giacomo Guerrieri al posto proprio di Roberto Maggio, autore di due falli in rapida successione. Ranuzzi va in lunetta, realizza il primo dei due tre liberi a sua disposizione, seconda opportunità ancora per il numero 11 biancoverde che non fallisce, 2 su 2 per lui ed è più 3 adesso per la Menzana, 17-14, Piombino però a disposizione l'ultimo possesso offensivo del primo quarto, potrebbe anche commettere fallo la Menzana, ha commesso solo un fallo, Biancani prova ad arrivare fino in fondo, sbaglia il layup, c'è il rimbalzo conquistato in attacco da parte di Franceschini che va a subire adesso il fallo della difesa menzanina, fallo di Bruno Ondomenghe, primo fallo della sua serata, subito appena entrato il giocatore prodotto delle giovanili della Stella Azzurra Roma, secondo fallo solamente di squadra per la Menzana, primo fallo per Ondomenghe, 3 secondi per l'ultimo attacco di Piombino, arriva un altro fallo di Sebastian Vico nei confronti di Alessio Iardella, 2 secondi e 8 centesimi in questa circostanza per l'attacco di Piombino, la Menzana volendo può spendere anche un altro fallo per negare un tiro facile alla formazione piombinese, rimessa affidata alle mani di Giacomo Guerrieri per Biancani, Ranuzzi su di lui, Biancani tiro forzato e sbagliato, la palla termina nelle mani di Roberto Chiagic e termina il primo quarto di gioco con il vantaggio della Menzana 17-14 nei confronti del basket golfo piombino, 8 punti per Roberto Chiagic da una parte, 4 quelli di Iardella dalla parte opposta, linea adesso alla regia di Radio Siena TV. Loro due punti nel
Nuovamente collegati con il Palaestra di Siena, 17-14 il risultato del primo quarto di gioco in favore della Giacomenzana, che comunque era partita tutto sommato abbastanza male in questo avvio di partita. Poi il controbreak nella seconda metà del primo quarto, dove Piombino è riuscita a realizzare solamente due punti, vale a dire dal quinto minuto in poi. E poi adesso il vantaggio maturato per la formazione di coach Matteo Mecacci. Lettere, un commento a questi primi 10 minuti di partita. Ma non è stato un bel primo quarto, abbiamo totalmente subito l'aggressività difensiva, anche perché forse abbiamo iniziato la partita con un po' di sufficienza e Piombino l'ha approfittato facendo un bel break. Siamo stati sotto anche di 8 punti nella seconda parte invece del quarto, grande difesa e di nuovo sviluppo del contropiede di un'azione un pochettino più consone a quello che è il gioco normale della Giacom e vantaggio acquisito ma non consolidato. Menzana che sta tirando con il 46% dal campo, Piombino con il 33%, però Piombino che ha già messo almeno due bombe, una solamente per la Menzana, percentuale identica soprattutto per la Menzana. Quello che è il dato da migliorare sono le 7 palle perse per il primo quarto, troppe per la gente. Assolutamente, perché 7 palloni in attacco, giocandoli con il 50% poi al tiro, vogliono dire oltre 3 canestri, quindi sono 6 punti, non avrebbero fatto la differenza. Non bisogna perdere i palloni banalmente, soprattutto come l'abbiamo fatto. Vico liberato da Ranuzzi per un tiro a 3 punti che è sbagliato, Ondomeng a rimbalzo in attacco, viene stoppato per 2 volte in maniera fallosa, detta gli arbitri la seconda. Vediamo fallo realizzato in coabitazione da Bianchi e da Franceschini, vediamo a chi viene assegnato questo fallo. Buoni spunti però di reattività a rimbalzo d'attacco per Ondomeng. Sì, fortunatamente sul secondo rimbalzo non è stato fischiato infrazione di doppio palleggio, perché è saltato, non gli ha toccato niente nessuno. Comunque la reattività è buona, è andata a prendersi un bel rimbalzo e Bianchi era stato bravo a difendere una volta, la seconda no, peccato, sbaglia il primo dei due liberi. Quindi il primo fallo della serata per Bianchi, se non vado errato, questa la, no, per Franceschini scusate, rettifico la chiamata, 1 su 2 invece per Bruno Domenghe. Primo punto della sua serata, più 4 per la Menzana, 18-14 dopo 30 secondi di gioco nel secondo quarto. Bianchi in attacco, va proprio da Franceschini che si prende il tiro dalla distanza, battezzato in questo caso dalla difesa bianco-verde. Franceschini trova il canestro del meno 2 per Piombino, che si schiera ancora con una zona molto mobile e mutevole, in grado di passare anche a uomo nel corso dei 24 secondi offensivi. Vediamo adesso l'attacco della Menzana come si sviluppa, la palla per Chiagic, raddoppiato in una posizione molto scomoda, Chiagic prova a andare fino in fondo, però c'è l'infrazione di passi del capitano bianco-verde che si lamenta anche per qualche contatto subito, lo stesso fa coach Matteo Mecacci. Letterio? Ma Roberto non ha visto il taglio di Ranuzzi che era completamente solo in mezzo all'area, ha tentato una partenza su un raddoppio e incespicato e è stato fischiato passi, forse giustamente. 1 minuto se n'è andato nel secondo quarto, pronto Pacci sul cubo dei cambi per quanto riguarda la Giacomenzana, adesso impegnata in difesa con l'attacco da parte di Ardella. Palla profonda per Franceschini che serve il taglio, però c'è il recupero da parte di Roberto Chiagic insieme a Sebastian Vico nei confronti di Giacomo Guerrieri, e Vico è già dalla parte opposta. Vico che prova a buttarsi dentro, attacca il pitturato, fuori per Ondomenghe, un palleggio forse di troppo per Ondomenghe che poi pasticcia, riesce comunque a servire in qualche modo Panzini schiacciato a terra per Ranuzzi che prende la linea di fondo. Ranuzzi fuori per Ondomenghe che rifiuta anche questo tiro, va il canestro in avvicinamento, trova il canestro. Bruno Ondomenghe ha rifiutato un paio di tiri da 3 punti, però ha trovato questa bella realizzazione. Sì, è stato bravo in penetrazione, però deve tirare se vuole crescere ancora, perché ha delle potenzialità notevoli. Esatto, Sandro. Sono d'accordo con Letterio, deve essere più sicuro di se stesso, no? Ha tentato l'avvicinamento, a me piace, però quando si presentano occasioni così buone per un tiro dal libero deve farlo. Fuori ghiaccio, dentro Paci per quanto riguarda la Menzana che torna in attacco. Ondomenghe riceve, 2 minuti se ne sono andati nel
secondo quarto, fallo subito da parte di Ondomenghe, questa volta l'autore del fallo è Iardella, primo fallo della sua serata, secondo fallo per il Basket Golfo Piombino in questo secondo quarto di gioco, è rimessa in zona d'attacco per la Giacomezzana, 20-16 il punteggio. Panzini che torna da Bruno Ondomenghe, ancora Panzini in angolo per Vico, mette palla per terra, l'attacco al ferro di Sebastian Vico. Queste sono le azioni che vogliamo vedere dall'italo argentino, più 6 Menzana, 22-16. Sì, un'altra cosa da migliorare, il palleggio, arresto e tiro, perché può essere veramente devastante, perché al primo è inutile prendere un vantaggio sul primo palleggio. Biancani in attacco adesso per Piombino, Franceschini in ribaltamento per Iardella, Iardella contro Vico, c'è il blocco di Franceschini, blocco, però c'è il fallo anche di Vico che provava a passare sopra il suddetto blocco, secondo fallo per Sebastian Vico. Secondo fallo, stavolta era evidente, giusta l'interpretazione arbitrale. In attacco Piombino adesso con Iardella, 22-16 il vantaggio per la Menzana, a 7-20 dalla fine del primo tempo, ancora Iardella, palleggio, arresto, scarico per Biancani che si alza da 3 punti e trova la bomba, ha messo il ritmo perfettamente da parte di Iardella. Meno 3 adesso per Piombino, che adesso è in difesa. Ondomenghe per Ranuzzi, da questi a Panzini, in angolo per Vico, profondo per Paci, fuori ancora per Panzini, di tocco per Sebastian Vico, 10 secondi per arrivare al tiro. Panzini si prende il tiro da 3 punti, non va il tentativo di Lorenzo Panzini, rimbalza per Guerrieri. Biancani spinge la transizione per Piombino, 22-19 ancora Biancani, finta al tiro, va da Franceschini che subisce il fallo da parte di Alex Ranuzzi, se non vado errato, c'era anche Paci in quella circostanza, fallo di proprio di Alex Ranuzzi, secondo fallo per Ranuzzi. Sì, peccato il secondo fallo per Ranuzzi, comunque sono stati molto bravi a attaccare, bisogna stare attenti perché Biancani è un giocatore di striscia. Esatto, l'abbiamo visto anche all'andata, fu quello che permise a Piombino di mantenere il vantaggio soprattutto nella seconda metà di partita quando la Menzana si era rifatta sotto, e Biancani con tante giocate importanti è sicuramente un po' il go to guy della formazione piombinese, Sandro. Direi di sì, mi meraviglia un po' di non vedere in campo Pozzi, che è l'uomo che ha più minutaggio, probabilmente ha qualche problema fisico perché altrimenti l'avremmo già visto in campo. 2 su 2 per Franceschini dalla lunetta, cambio per la Giacom, fuori Ranuzzi, dentro Pignatti per coach Matteo Mecacci. 22-21 adesso per la formazione senese che può tornare in attacco. Piombino accenna la difesa allungata a tutto campo, Pignatti va da Ondomenghe, da questi a Panzini, esce Pignatti, lo scambio ancora con Panzini, l'apertura per Bruno Ondomenghe. Vico, muovendosi sui blocchi, si alza da 3 punti, Sebastian Vico, con grande pazienza in questo caso la Menzana, alla ricerca del movimento di Sebastian Vico, che realizza la bomba delle più 4 Giacom. Questi sono tiri in ritmo, sono quelli che bisogna cercare. 25-21 il vantaggio per la Menzana, Biancani si alza da lontanissimo, sbaglia il tentativo da 3 punti, c'è la rimessa dal fondo in favore della Giacom, si lamenta Bruno Ondomenghe per qualche contatto, per qualche sportellata, forse fallosa con Guerrieri, gli arbitri salomonici lasciano correre e quindi la rimessa per la Menzana, 6 minuti dalla fine del secondo quarto, quindi del primo tempo. Menzana in attacco con Vico, in punta per Panzini, poi ancora Pignatti, nuovamente Panzini, c'è il movimento di Vico, sale per il blocco Paci, schiacciata a terra per Panzini, un altro passaggio schiacciato per Ondomenghe, fuori per Panzini, 5 secondi, 4 secondi, penetra e scarica, Ondomenghe da 3 punti! Ondomenghe che questa volta non può rifiutare il tiro, lo prende e mette a segno anche questa bomba, 28-21 Menzana. Facciamo un gioco, passiamogliela sempre di 4 secondi, così è costretto a tirare e prende fiducia. Grande canestro per Ondomenghe che sale a quota 6 punti messi al referto, 28-21 Biancani, fuori per Franceschini che attacca Paci, di tocco per Bianchi, Bianchi la penetrazione, tenta l'appoggio alla tabellone che non va, Pignatti al rimbalzo, tira giù anche questa, l'apertura per Sebastian Vico, va Paci per il blocco e c'è il fallo di Iardella nei confronti di Sebastian Vico, si lamenta Iardella, secondo fallo personale per lui, terzo fallo per Piombino, rimessa in zona d'attacco per la Menzana, 28-21 il vantaggio Geco. Beh, direi Ondomenghe sugli scudi, perché 6 punti
degli 11 fatti in questo secondo quarto dalla Menzano sono suoi, poi gli altri 5 di Vico. Vico sfrutta il blocco di Pignatti, apre per Panzini, ancora Ndombele profondo per Bacci, questa volta sbagliato il passaggio di ritorno, capisce tutto Bianchi, poi Biancani va da Iardella, Iardella contro Vico, c'è il blocco di Franceschini, Iardella rischia qualcosa, si porta a casa però il fallo di Vico, anche il canestro realizzato, terzo fallo per Vico, Letterio. Errore tecnico in questo caso, è la stessa cosa che ha fatto Iardella, in questo caso era sfondamento, mi dispiace, hanno sbagliato. E adesso Iardella andrà a lunetta con un tiro libero supplementare, si arrabbia il pubblico menzanino, fuori Vico, terzo fallo per lui, dentro Davide Parente, e Iardella ha la possibilità di un tiro libero supplementare. Però anche lì abbiamo perso una palla in attacco banalmente. Diamo sempre la possibilità ai nostri avversari, quando abbiamo anche la striscia positiva, di ritornare in partita, così come è successo ora con questi tre punti di Iardella. Ndombele per Panzini con Iardella che ha concretizzato il gioco da tre punti portando il punteggio sul 28-24 per la GECO, ma 4-39 dalla fine del secondo quarto, quindi il primo tempo. Ndombele per Panzini, ribaltamento per Parente, da questi a Pignatti, Pignatti 3 secondi, 2 secondi, dovrà forzare Pignatti allo scadere 24 secondi, la palla non tocca il ferro in questo caso, brutta azione offensiva per la Menzana che ha costruito poco, pochissimo, e alla fine sono esauriti 24 secondi. Ma stranamente stiamo attaccando la zona 3-2 con un attacco con tre giocatori esterni, vedrei più due guardie. Iardella in attacco per Piombino, palla per Bianchi, poi Biancani, esce Pignatti su di lui, Biancani mette palla per terra, consegnato poi per Iardella, mismatch con Paci, extra pass per Franceschini, stoppato quasi da Paolo Paci, poi recupera il rimbalzo, Panzini già dalla parte opposta, subisce una serie di falli, poi tenta l'appoggio al tabellone, c'è il fallo subito da Lorenzo Panzini che va comunque in lunetta con due tiri liberi, fallo di Biancani, due tiri liberi per Lorenzo Panzini, per Biancani si tratta del secondo fallo personale, bonus esaurito per Piombino e Panzini che va in lunetta con due tiri liberi a sua disposizione, 4 minuti e un secondo al termine del secondo quarto e quindi anche del primo tempo. Panzini va in lunetta, come dicevamo, e realizza il primo dei due tiri liberi a sua disposizione. Seconda opportunità ancora per il numero 4 della GECOM che realizza anche in questa circostanza, 30-24 più 6 GECOM, cambio per Piombino. Fuori Iardella, dentro al suo posto Roberto Maggio. Sì, anche a questo punto un altro cambio che ci può mettere totalmente in difficoltà, perché il numero 4 diventa Guerrieri, giocano con tre esterni, quasi tre playmaker. Prova a cambiare le carte in tavola coach Padovano mentre Piombino torna in attacco, palla per Biancani su di lui, Ndombele, Biancani lo attacca, rischia qualcosa con un palleggio un po' azzardato, poi c'è il taglio di Iardella che vorrebbe il tocco di Panzini, così anche coach Padovano, gli arbitri invece assegnano la rimessa alla GECOM Menzana, conciliabolo tra i signori Santilli e Fanesi, vediamo a chi viene affidato il possesso, l'arbitro rettifica e il possesso viene affidata alla Menzana, in questo caso non possiamo dire niente. Quando ci sono questi dialoghi, insomma, è giusto così. Beh, l'altro arbitro ha visto in maniera diversa la rimessa per... va bene, quando uno riconosce che può aver sbagliato, non è sicurissimo, inversione quindi della rimessa. Applauso all'arbitro che ha dimostrato l'umiltà di poter riconoscere il proprio errore, nessun problema. Sì, sì, esatto, rimessa in questo caso per Piombino, cronometro che viene resettato a 7 secondi perché era quello che mancava al termine dell'azione di Piombino. 3.43 invece da giocare nel secondo quarto, Biancani è l'unica a effettuare questa rimessa, extra pass per Franceschini, ottima azione di Piombino dalla rimessa, 30-26 il punteggio, bravi giocatori di Padovano. No, siamo stati un po' polli noi, l'avevo capito che avrebbero fatto questo, stavo guardando se avevo intuito, visto i movimenti, e purtroppo avevo ragione.
Parente per Panzini, torna in attacco la Menzana, ancora fuori per Panzini, nuovamente per Pignatti, Parente, Ondomenghe liberato per un tiro da tre che non va in questa circostanza, ma è un tiro che Bruno si doveva prendere visto che stavano per esaurirsi i 24 secondi. Biancani più 4 per la Menzana, Biancani palleggia, resta il tiro che va molto corto, si lotta a rimbalzo, la palla a termine nelle mani di Lorenzo Panzini e la Menzana può tornare in attacco con Panzini. Panzini apertura per Parente che arresta il palleggio, ribaltamento ancora per Panzini. Panzini per Ondomenghe che tenta la penetrazione, fuori ancora per Panzini, liberato Pignatti per un tiro dalla media distanza che entra e esce, Paci rimbalzo d'attacco per lui, fuori complicato per Ondomenghe, la palla virgola come in un frippel, poi c'è il fallo di irruenza verrebbe da dire da parte di Ondomenghe che non è riuscito a controllare il primo possesso e poi dopo è andato a commettere questo fallo, ma esce Ondomenghe tra gli applausi di tutto il pubblico del palestra, rientra al suo posto Alex Ranuzzi. Sì, beh, bravo Ondomenghe fino a questo momento, abbiamo sbagliato un resto semplice con Pignatti, ma forse il problema alla spalla un po' ha influito e continuano le nostre difficoltà comunque a attaccare la zona. Pignatti comunque rimane in campo liberato, adesso ritorna sui suoi passi con lo scambio con Franceschini, Maggio che poi si prende il tiro da tre punti, va molto corto, Paci conquista il rimbalzo, finta il passaggio per Parente, va da Panzini che sopra in palleggio la linea mediana del campo, servito in post, Ranuzzi ribaltamento per Parente, piedi per terra da tre punti per Parente che non va, rimbalzo offensivo per Paci, altri 14 secondi per l'attacco della Menzana, 2 minuti al termine del secondo quarto. Parente per Ranuzzi, palleggio dietro la schiena, si prende il tiro Ranuzzi alla media distanza, entra e esce anche in questo caso e Iardella tira giù il rimbalzo, poi rinviene su di lui Pignatti, la palla in qualche modo arriva a Maggio da questi, ancora Iardella che si butta dentro, c'è fallo di Luca Pignatti nei confronti di Giacomo Guerrieri, un arbitro anche in questo caso aveva fischiato passi, un altro fallo alla fine. Vale la regola del fallo, fallo per Pignatti, il primo fallo per lui, ma bonus che si esaurisce in questo secondo quarto anche per la Geco. Ma stiamo facendo fatica, io proverei anche una zona anche se sono parecchio piccoli perché tanti tiratori non ci sono. Mentre Giacomo Guerrieri sbaglia il primo dei due tiri liberi a sua disposizione, seconda opportunità, poi 106 secondi per arrivare al termine di questo secondo quarto, 0 su 2 per Guerrieri e la Menzana che può tornare in attacco, 30-26 sempre il punteggio, 100 secondi esatti alla fine del primo tempo, Panzini in attacco per la Gecom, in punta per Pignatti, ribaltamento per Parente, in punta poi per Ranuzzi, profondo per Pignatti che non può prendersi in tiro, ancora Ranuzzi, servito il suo taglio, sbaglia il tiro, c'è Paci che trova il rimbalzo, trova anche il canestro, trova anche il fallo subito da Franceschini, potenziale gioco da tre punti per Paolo Paci che ci sta facendo vedere tante buonissime cose sotto canestro. Sì, si sta muovendo, però permettimi da ex giocatore, si sta muovendo nascondendosi un pochettino, deve fare magari i famosi tagli a V, finta verso canestro, fare due passi verso il centro dell'area, cosa che invece Roberto Chiagic fa sempre, per cui per lui potrebbe essere anche importante controllare spesso e volentieri quali sono i movimenti dell'esperienza di Roberto. Piccolo conciliabolo adesso tra Padovano e uno dei due arbitri, mentre è uscito Iardella che ha accusato un colpo alla spalla, terzo fallo per lui, adesso sta subendo le cure dello staff sanitario di Piombino, terzo fallo per Iardella, mentre Paci va in lunetta con il tiro libero aggiuntivo, 32-26 il vantaggio per la Giacomo Menzana, punteggio che non cambia perché Paci sbaglia il tiro libero supplementare e Piombino conquista il rimbalzo che le permette di tornare in attacco con Maggio per Bianchi, il ribaltamento per Biancani che attacca il mismatch con Paci, scivola ma riesce a dare da Camillo Bianchi, ancora fuori per Biancani, liberato con spazio per un tiro da tre punti che va a segno, ancora Biancani, sesto punto della sua serata e ancora meno tre per Piombino quando entriamo nell'ultimo minuto di gioco del secondo quarto. Parente per Panzini, ancora Parente in angolo per Ranuzzi, piedi per terra da tre punti, Alex Ranuzzi non va, Paci ancora lui con il tapin vincente, 34-29 Menzana. Grazie ai nostri lunghi,
avevamo ancora la supremazia sulla partita. Chiasci che Paci, uno per quarto, sono stati gli elementi più importanti di questa squadra per ora stasera. Biancani si costruisce un tiro che però non va a segno. Pignatti conquista il rimbalzo, ma lo fa calpestando la linea di fondo campo. Chiamata a dubbio, un po' al limite. Pignatti la voleva far scorrere inizialmente, poi ha visto l'arrivo di Guerrieri, si è un po' impaurito tra virgolette, ha cercato di recuperare in extremis. C'è da vedere dove è saltato Pignatti, lo ha staccato. Onestamente poi mi sembra che il tiro non aveva deviazioni, quindi Pignatti la poteva anche lasciare tranquillamente scorrere e sarebbe stata una rimessa per la Gecom. Vabbè, poi vedere se il piede dove ha staccato Pignatti, quindi vabbè. Vittorio dice di. E quindi corretta la valutazione arbitrale. Peccato, perché anche questa è una palla persa, da allora da questo punto di vista direi ingenuamente. Eh sì, diciamo che appunto Pignatti voleva far scorrere inizialmente questa palla, poi ha visto l'arrivo del suo avversario Guerrieri nella fattispecie e allora si è preso tra virgolette un po' di paura. Ma è saltato in totale sicurezza, per lui è... credo sia molto sorpreso di questo. E quindi rimessa pericolosa in zona d'attacco per Piombino, che ha chiamato subito time out giustamente con coach Padovano per disegnare sulla lavagna la rimessa in gioco. Rimessa affidata alle mani di Giuliano Biancani, palla per Franceschini, in punta per Maggio, ancora Franceschini, consegnato nuovamente per Biancani, parente su di lui. Biancani scarica per un tiro da tre punti di Camillo Bianco che va a segno, meno due Piombino. Time out per la Menzana, che a questo punto ha l'opportunità di andare a effettuare l'ultimo attacco del primo tempo. 34-32, più due Geco. Stiamo facendo fatica, ci stanno tenendo un attimo in scacco, ma soprattutto ci stanno tenendo in scacco perché stiamo attaccando male la difesa 3-2. Piombino che come sempre, grazie a delle ottime percentuali di tiro, soprattutto in quello da tre punti, siamo a 4 su 6 per la formazione piombinese dai 6,75. Quindi sono tiri piazzati, buoni. Sì, molto ben organizzati a livello offensivo. Gabri Biancani ha tirato poi la difesa su di sé per liberare con lo scarico sul tiratore, che aveva sufficiente spazio a quel punto per tirare un tiro con buona percentuale. Quello che non ci riesce invece magari a fare a noi, non abbiamo una grande ispirazione di gioco e Piombino cerca di mettere a frutto la propria zona, riesce a tenerci bassi nel punteggio. Finora abbiamo realizzato 17 punti per ogni singolo quarto e su un punteggio così basso Piombino se la può giocare fino in fondo. Rimessa per la Menzana, ultimi 12 secondi del secondo quarto. Panzini 8 secondi, ancora Panzini 7, 6, Parente 5, 4, lo scarico fuori per Panzini che si prende il tiro da 3 punti, che va a segno Lorenzo Panzini. Non c'è più tempo per l'attacco di Piombino, che questa volta ha avuto una cattiva lettura difensiva. Tutti negli spogliatoi per l'intervallo di metà gara, 37-32 il vantaggio Menzana. Letterio. Chi la fa l'aspetti in questo caso? Bianchi da una parte e Panzini da quell'altra. Due canestri a tre punti ci riportano avanti di 5 lunghezze. Non è stato un bel primo tempo. Sandro, anche il tuo giudizio su questi primi 20 minuti di partita per la Menzana? Sì, abbiamo stentato, abbiamo perso troppi palloni nel primo quarto, abbiamo comunque sempre avuto delle notevoli difficoltà. Certamente ci manca il miglior Pignatti, perché è un giocatore troppo importante nell'economia della nostra squadra e finora Pignatti ha un tabellino a zero punti e si sa quanto possa essere importante. Poi abbiamo avuto l'uscita di Vico per tre falli. Bene che soprattutto i nostri lunghi più Ondumenghe in quel momento che è stato in campo abbiano ben retto l'urto, consentendoci di terminare a più 5.
Quindi più 5 per la Menzana a metà gara, 37-32, 5 punti di Parente Panzini, 7 quelli di Sebastian Vico, 2 per Alex Ranuzzi, 4 per Paci, 6 per Ondomenghi e 8 per Roberto Chiagic. Dalla parte opposta 7 punti per Alessio Iardella, lui il miglior realizzatore per Piombino, a 6 ci sono anche Biancani e Franceschini, 37-32, più importante il vantaggio per la Geco, ma dopo i primi 20 minuti di partita. Adesso linea alla regia di Radio Siena TV, tra poco saremo ancora qui per raccontarvi la restante parte dell'incontro, state con noi. Questo secondo tempo, Letterio, l'augurio di iniziare a vedere questo terzo quarto già con un approccio diverso rispetto a quanto abbiamo visto in avvio di partita. Ma nulla da eccepire per quanto riguarda la difesa, in attacco stasera stiamo soffrendo un movimento e difensivo da parte del Piombino che riesce ad adeguarsi molto bene su quello che è un attacco che definirei abbastanza statico rispetto a quello che potrebbe essere il movimento di palla più veloce, perché cambiando lato si potrebbero prendere dei tiri in ritmo, e così è stato quando ha preso il fatto canestro Ondomenghi, ha fatto canestro Vico dall'angolo su delle buone dei movimenti, oppure Roberto Chiacica all'interno dell'area. Questo è quello che deve avvenire. Quindi un po', diciamo, da rivedere soprattutto la fase di possesso per quanto riguarda la Menzana, anche perché bisogna cercare di allungare un po' il punteggio e di cercare di correre un po' di più, visto che insomma Piombino ha le caratteristiche con punteggio basso di poter far male alla Geco. Sì, soprattutto in una serata dove abbiamo Pignatti un pochino limitato dal problema alla spalla, e quindi meno fluido e meno sicuro di se stesso anche nei suoi movimenti al tiro. Ci aspettiamo chiaramente un contributo più importante anche da parte di Ranuzzi e di Parente, ma è un po', sono un po' gli schemi offensivi da registrare in generale. Intanto c'è un cambio nel quintetto della Menzana di questo inizio di terzo quarto, non c'è Vico rispetto allo starting five, c'è bensì Lorenzo Panzini, quindi Parente, Panzini, Ranuzzi, Pignatti e Roberto Chiagic. Il primo possesso è per Piombino, Parente recupera palla su Biancani, è già dalla parte opposta anche Biancani, la novità scelta da coach Padovani in apertura di questo terzo quarto, poi palla persa sull'asse Ranuzzi, Pignatti, recupera Piombino e Biancani torna in attacco per il Basket Golfo. Nulla di fatto in questi primi due possessi offensivi, una palla persa per parte per Menzana e per Piombino. Adesso Piombino che attacca con Biancani, palla fuori per Bianchi che attacca il pitturato, alza la parabola. Non si trattava di Bianchi, si trattava bensì di Gabellieri, e Gabellieri trova il primo canestro del terzo quarto, 37-34, più 3 per la Menzana che va a impostare questa azione di attacco con Panzini. Parente adesso, c'è il blocco di Pignatti, ancora Parente, gioca appunto a due con Pignatti che cerca di arrivare fino in fondo, sbaglia il layup, si lamenta anche per un fallo ed è Piombino che esce da questa situazione con il possesso del pallone. Roberto Maggio in attacco per il Basket Golfo, va adesso da Bianchi, ancora Maggio, il movimento dei suoi compagni, in particolar modo di Gabellieri, ma ha servito Biancani che si prende un tiro da tre punti che va corto. Panzini conquista il rimbalzo e spinge la transizione per la Menzana. 8:40 da giocare nel terzo quarto, 37-34, più 3 per la Giacoma che è in attacco con Panzini. Sale per il blocco Chiagic, Panzini sfrutta il blocco invece di Pignatti, lo sfrutta una seconda volta, giocano a due, i due insieme, Pignatti trova il primo canestro dal campo in questa azione di pick and roll con Lorenzo Panzini. Sì, è stato un buon canestro anche se abbiamo messo più di 10 secondi per partire dall'azione. 39-34 adesso il vantaggio per la Menzana, Biancani in attacco per Piombino, pick and pop con Bianchi che si alza a tre punti, sbaglia, Parente conquista il rimbalzo, lui a impostare questa azione d'attacco, sfrutta il blocco di Pignatti che poi si posiziona in post, Pignatti si prende il tiro piazzato, è nelle sue corte e Pignatti inizia con 4 punti, i suoi primi 4 punti della serata, 41-34, più 7 Geco. Pignatti è determinante per l'economia del nostro gioco, ben servito, ha trovato due buoni canestri. Adesso c'è Piombino in attacco con Gabellieri che si prende un tiro da tre punti con scarso ritmo, infatti il tiro è sbagliato e non di poco, Chiagic tira giù il rimbalzo, poi Panzini da questi a Parente, Parente contro Biancani, Parente ancora lui, chiama il blocco,
poi il passaggio è per Panzini, l'apertura per Pignatti, ghiaccio, blocco cieco per cercare di liberare in post Ranuzzi, si libera poi lo stesso Chiagic che dalla media distanza non fallisce. Tutti guardavano Alex Ranuzzi, non si sono accorti del movimento di Chiagic che fa, sale, prende tiro dalla media distanza, 43-34, più 9 per la Gekom. Come diceva qualcuno, la pallacanestro è facile perché si gioca con una palla solo, in questo caso è un movimento da manuale, si è portato fuori il numero 4, in questo caso Pignatti, blocco su Ranuzzi, c'è stato un cambio dove nel cambio sistematico da parte dei giocatori di Piombino e Chiacic ha potuto tirare tranquillamente da 4 metri. Quello che dicevo prima, dove Paci deve ancora stare molto attento, perché quella è la zona che diventa vitale e dove puoi tirare con un vantaggio notevole di 2 metri rispetto all'avversario. Il punteggio 43-34, Sandro. Beh, dopo un inizio incerto abbiamo preso ritmo anche a livello difensivo. Abbiamo costretto i nostri avversari a un paio di tiri direi molto azzardati e ho visto anche un parente con uno sprint più importante in questo inizio di secondo tempo. Si riprende a giocare dopo il minuto di sospensione chiesto dalla panchina di Piombino proprio con Piombino. Maggio prova a fare un costo costa, la stoppata di Pignatti, poi Ranuzzi conquista la palla vagante e spinge dalla parte opposta, va da Parente, Parente contro Gabellieri, in angolo per Ranuzzi, sotto per Pignatti, cerca un extra pass ancora per Ranuzzi che di pura caparbietà riesce a trovare l'equilibrio, a mettere a posto i piedi ed appoggiare alla tabellone il canestro delle più 11 Menzana. 45-34, 6-45 da giocare nel terzo quarto. Biancani in attacco per Piombino, si prende un tiro Marmuggi sbagliato da 3 punti, poi al rimbalzo c'è la spinta di Panzini nei confronti di Maggio. Primo fallo della serata per Panzini, primo fallo di squadra anche per la Menzana in questo terzo quarto, rimessa in zona d'attacco per Piombino. Sì, non ha annullato totalmente la buonissima difesa dei compagni perché non c'è stato un taglia fuori da parte di Panzini che ha commesso fallo e sono cose che possono succedere, però dopo 15 secondi di ottima difesa no. 45-34 il punteggio per la Menzana, Piombino in attacco con Maggio, in angolo per Biancani, Biancani sfrutta il blocco di un compagno, esce Chiagic su di lui, la palla per Marmuggi, fuori ancora per Biancani che si alza da 3 punti allo scadere dei 24 secondi, bomba di Giuliano Biancani, forse il giocatore sicuramente più talentuoso per Piombino. 45-37, adesso Chiagic contro Marmuggi in posizione di post, Chiagic attacca il pitturato, si appoggia al tabellone, 12° punto della sua serata, vorrebbe anche il fallo subito ma è più 10 per la Menzana a 6 minuti dalla fine del terzo quarto di gioco. Biancani ancora in attacco per Piombino, attacca il mismatch con Pignatti, Biancani resta il palleggio, poi per Marmuggi che non si avvede del taglio di Gabellieri, palla ancora per Biancani che si alza a 3 punti, entra e esce il suo tiro, tocca a Chiagic al rimbalzo, tocca anche a Alex Ranuzzi, la palla esce, la rimessa per Piombino. Dunque li stiamo costringendo a forzare, attenzione a Biancani, ripeto è un giocatore di striscia. Si sta affidando molto a Biancani Piombino. Beh è chiaro, ma stiamo difendendo molto meglio e quindi provano dei tiri da 3 però onestamente abbastanza complicati, abbastanza forzati. Adesso Marmuggi, tiro da 3 punti, Chiagic non esce su di lui e arriva la bomba di Marmuggi del meno 7 Piombino, 47-40 al punteggio. Pignatti per Panzini, il movimento di Ranuzzi è quello di Parente, riceve Parente e poi va proprio da Ranuzzi che si alza da 3 punti con ritmo, Alex Ranuzzi la bomba immediatamente per rispondere a Piombino, ancora più 10 Menzana, 50-40. Mancava la coppia Ranuzzi Pignatti in questo terzo quarto, mi sembra che invece ci sono in due, hanno realizzato 9 punti e c'è stato un fallo in attacco di un giocatore di Marmuggi che ci ha fatto parecchio male, quindi è il terzo fallo e continua a rimanere in campo, ma può essere fondamentale a questo punto fare il gioco chiamato prima dove si mette in condizione di cambiare ed eventualmente andare a difendere su un nostro giocatore vicino a canestro.
Torna in attacco la Mezzana, anche in avanti 10 lunghezze su Piombino, 50-40, a metà del terzo quarto di gioco. Ranuzzi profondo per Chiagic, Chiagic mette palla per terra, si palleggia su un ginocchio, palla persa per il capitano della Mezzana, Biancani dalla parte opposta per Gabellieri che si alza immediatamente a tre punti, sbaglia, Chiagic tira giù questo rimbalzo e va da Ranuzzi, transizione per la Gecum, la virata di Alex Ranuzzi, extra pass per Pignatti, peccato, aveva fatto tutto molto bene. Peccato è mancare la ricezione a Pignatti. Bravissimo Ranuzzi, peccato che Pignatti proprio non è riuscito a fermare il pallone, ma era una buona palla. In attacco Piombino adesso con Guerrieri per l'uscita ancora di Marmucci che attacca dal palleggio Chiagic, fuori per Biancani, esce Ranuzzi su di lui, Biancani penetra e scarica per un tiro dalla media distanza, palo in questo caso preso da Piombino con Guerrieri e può tornare in attacco la Mezzana. Panzini, Parente, Pignatti adesso, ribaltamento con Panzini, poi ancora Ranuzzi, profondo per Chiagic, raddoppiato il capitano della Mezzana, fuori per Panzini che mette a posto i piedi, un palleggio di assestamento e poi il tiro da tre punti per Lorenzo Panzini, più 13 Mezzana, 53-40. Migliora la circolazione di palla e troviamo un buon tiro. Maggio in attacco per Piombino, a minimo vantaggio. C'è il canestro, c'è anche il fallo subito, fallo che a detta della Mezzana è arrivato molto molto prima, si lamenta Mecacci, si sono lamentati anche Chiagic e Ranuzzi. Maggio trova il canestro, trova anche il fallo, il primo della serata di Roberto Chiagic e adesso andrà Lunetta con un tiro libero supplementare, anche tanti passi ho visto in questa azione. Aveva cominciato il terzo tempo, beh è un po' discutibile . Bene, comunque ci sarà anche il supplementare. Che sbaglia Maggio, infatti tap out di Pignatti al rimbalzo, la messaggia dalla parte opposta con Panzini, servito Parente che finta tiro su Guerrieri, ancora Parente fuori per Panzini, 3:40 alla fine del terzo quarto, Chiagic riceve, mette a posto i piedi, sbaglia dalla media distanza e Marmucci con questo rimbalzo, questa volta forse un po' troppo frenetico il tiro di Roberto Chiagic, 53-42, ancora penetrazione di Maggio, pick and pop con Marmucci che si alza da tre punti, ancora Marmucci alla seconda bomba in pochi minuti, 53-45, torna sulla meno 8 Piombino e coach Mecacci chiama minuto di sospensione. Sì, Piombino sceglie di giocare in maniera perimetrale, di portare fuori Marmucci a tre punti, dove Roberto lo sta un pochettino battezzando, ma il secondo canestro consecutivo fa tre punti. Intanto ci sarà un cambio, sicuramente entra Vico, andiamo a vedere se esce Pignatti e giocheremo con tre piccoli, con il tre piccoli e mezzo, con Ranuzzi che va a fare il 4. 53-45 Sandro, il punteggio del time out richiesto da coach Matteo Mecacci. Sì, un terzo quarto più vivace degli altri, con le squadre che cercano di diminuire il tempo sul cronometro per andare al tiro, cercano tutte e due di muovere la palla con più velocità e si vede dei buoni risultati da tutte e due le parti. 53-45, ricordiamo il punteggio in favore della Mezzana che in doppia cifra, solo Roberto Chiagic a quota 12 punti, dalla parte opposta il miglior marcatore è Biancani, a 8 c'è Marmucci che ha messo due bombe in questo terzo quarto. Ho indovinato anche questa volta, io una partita con Piombino la giocherei anche con Pignatti numero 5, pensa un po'. Si riprende a giocare con Parente, passaggio lob difficile, arriva l'intercetto per Piombino, Maggio è già dalla parte opposta, l'apertura per Marmucci, la finta su Chiagic, ancora Maggio che si prende un tiro da tre punti in precarie condizioni di equilibrio e Maggio trova anche la bomba del 53-48. Quarta bomba nel terzo quarto da parte di Piombino. Ranuzzi, passaggio per lui, forse subisce anche fallo, la palla per Parente. Parente profondo per Ranuzzi, poi per Vico, Vico che attacca Marmucci, palleggia, resta tiro per Sebastian Vico. Bella esecuzione per l'Italo argentino, 55-48, più 7 per la Gecum. Meno male buon canestro anche sotto ritmo, ma era importantissimo.
Maggio in attacco per Piombino, in punta per Marmucci. Il finta è consegnato, poi si butta dentro. Bella esecuzione per Marmucci. È il primo giocatore di Piombino ad arrivare in doppia cifra. Riporta la sua squadra sul meno 5. 55-50. Panzini in angolo per Vico, messo il ritmo per un tiro da tre punti. Sebastian Vico, 12° punto della sua serata. Più 8 ancora per la Geco. Due passaggi veloci e poi si deve tirare, corretto. Due minuti alla fine del terzo quarto, Maggio resta il palleggio, va da Marmucci, ancora un tiro da tre punti per lui, è in striscia Marmucci. Bisogna cambiare qualcosa perché Marmucci sta diventando veramente un fattore, ghiaccio non può uscire su di lui e ne sta approfittando, è entrato veramente in striscia in questa fase dell'incontro. Vico prova a rispondere dalla parte opposta, non va, ghiaccio tira giù il rimbalzo, arriva Biancani alle sue spalle a sporcare il possesso e la rimessa dal fondo sarà per la Giacomo Mezzano. Marmucci, tre bombe in questo quarto, è stato veramente l'elemento più importante di Piombino e da parte nostra abbiamo saputo però anche replicare, ma non è facile. Panzini, Vico, ribaltamento per Parente, piedi per terra da tre, Parente non muove nemmeno la retina, Davide Parente torna sul più 8 la Mezzana, 61-53. Sì, buon tiro, ci fa perdonare il gravissimo passaggio di prima dove ha perso il pallone. Maggio fino in fondo, infrazione di passi e palla persa, tiene molto bene la difesa mezzanina, ottimo lo scivolamento di Sebastian Vico in questo caso e poi è arrivato Chiagic che adesso esce per far posto a Pasci, come abbiamo detto, per avere un lungo più mobile in grado di uscire anche su Marmucci fuori dalla linea 6-75, però in questo caso grande decisione da parte di Maggio. Sì, beh, è stato costretto nell'imbuto della difesa mezzanina, bene che abbiamo saputo replicare le loro bombe. Ranuzzi per Panzini, ancora il numero 4 mezzanino, no look per Parente che mette a posto piedi da tre, questa volta va a lungo il tentativo di Parente, ingolosito da un po' di spazio per prendersi un tiro veramente da lontanissimo e comunque sappiamo essere nelle sue corde. Biancani in attacco per Piombino, penetra e scarica, c'è un fallo su Biancani, fallo di Lorenzo Panzini per Panzini, si tratta del secondo fallo personale. 48 secondi, 87 centesimi, 61-53 il punteggio per la Mezzana. Sì, arriviamo in doppia cifra e Piombino si è tenuto a galla con questi 4 canestri da 3 punti consecutivi. E se magari difendiamo un pochettino più forte, a questo punto lo lasciamo tirare, potremmo prendere il break decisivo. Piombino adesso in attacco ancora con Maggio che si butta dentro, lo scarico ancora per Marmucci, piedi per terra da tre punti, ancora Marmucci, diventa veramente un rebus il lungo di Piombino per la Mezzana, 61-56, più 5 per la Mezzana che torna in attacco, non potrà arrivare fino in fondo perché ci sono circa 8 secondi di discrepanza tra due cronometri. Vico palleggia il tiro da tre punti, si lotta al rimbalzo, Iardella tira giù la palla vagante, attacca poi Panzini, Petre scarica per Maggio, liberato per un tiro da tre punti, il tiro è sbagliato però al rimbalzo non c'è, taglia fuori e arriva Guerrieri con il tapin vincente del 61-58, poi Parente da casa sua con il più classico dei tiri dell'Ave Maria, non si era avveduto del cronometro che scorreva veloce per la Mezzana, 61-58, è questo il risultato al termine del terzo quarto in favore della Mezzana. Le bombe di Marmucci hanno rimesso in partita Piombino che adesso è lì a meno 3 dalla Gecom, linea adesso alla regia di Radio Siena TV. C'è un coglione fischia. Di 16 punti e in particolar modo di 4 bombe nel solo terzo quarto hanno permesso alla formazione piombinese di ridurre il gap nei confronti della Mezzana. Lettere adesso si parte solamente dalla più 3 per la Gecom. E siamo ritornati da capo in questo terza mini partita, abbiamo sofferto particolarmente i passaggi in esterno per quanto riguarda Piombino che è arrivata al tiro con una grande facilità. Oggi dico che dovessi far tirare qualcuno, forse fare tirare Guerrieri, che quello forse è meno, con meno attitudine a tirare ripetitivamente che non Biancani o Marmucci in questo caso, ma anche Maggio. La Mezzana, Sandro, è riuscita in qualche modo a ridurre le palle perse, solo 4 in questo terzo quarto,
però nel senso ancora forse un po' troppo, bisogna ancora rivedere qualche cosa anche in questa fase. Sì, beh, 26 punti subiti soprattutto, sono tanti, troppi in questo quarto. 26-24 infatti la statistica per il terzo quarto in favore di Piombino del Parziale. Tutto pronto adesso per l'ultimo quarto di gioco. Parente, Panzini, Vico, Ranuzzi e Paci per la Mezzana, che si adegua un po' alle scelte di Padovani, che ha in Marmucci un 5 molto atipico e veramente molto mobile. Paci, gran movimento, subisce forse anche un colpo, il tiro è completamente fuori misura per Paci e Maggio già dalla parte opposta, ancora Maggio, poi Biancani, Biancani tenta la penetrazione, Biancani fino in fondo, l'appoggio al tabellone, 61-60, meno uno adesso per Piombino. Bisogna correre ai ripari, guardiamo se azzecco anche questa, io in questo momento giocherei con Pignatti numero 5. C'è Pignatti sul cubo dei cambi e c'è un fallo di Paolo Paci che viene appunto richiamato in panchina e proprio Pignatti andrà a operare da numero 5. Beh, è l'unica soluzione, possiamo cambiare sistematicamente su quasi tutti quelli che sono i giocatori di Piombino, sia per gli esterni sia per il 4 e il 5. È chiaro che con Pignatti alle costole Marmucci non potrà più tirare da solo. Rimessa per Piombino che torna in attacco ancora con Maggio, Maggio contro Vico, Maggio si butta dentro, consegnato adesso per Iardella, Iardella che sbraccia un po', riesce a trovare il passaggio per il canestro da parte di Giacomo Guerrieri, canestro del sorpasso piombinese, 62-61, più uno per Piombino. Ranuzzi, finta il passaggio per Pignatti, fuori per Parente, c'è il blocco di Luca Pignatti, ancora Parente, Parente che si butta dentro, può arrivare fino in fondo, Parente, la stoppata subita, la palla è per Ranuzzi che perde ancora palla, Guerrieri, poi c'è il fallo di Guerrieri, c'era stato il recupero da parte di Ranuzzi col canestro, fallo di sfondamento subito da Pignatti che poi va a incitare i suoi compagni. Tutta la carica di Luca Pignatti, c'è tanto bisogno adesso Letteri. Eh sì, ce n'è tanto bisogno, comunque abbiamo già visto che il pallone riesce a entrare dentro l'area in maniera più efficace. Parente, rimessa affidata al numero 3 Mezzanino, profondo per Panzini, c'è il blocco di Ranuzzi, poi Vico, extra pass per Pignatti, un altro passaggio per Panzini che mette a posto i piedi, tiro da tre punti è sbagliato, rimbalzo per Guerrieri, può tornare in attacco Piombino, 62-61 il vantaggio per Piombino. Biancani dalla parte opposta attacca Panzini, Biancani cerca la virata, passaggio per Iardella, Iardella prova a far carambolare e ci riesce, la palla sul corpo di Luca Pignatti, la rimessa sarà per Piombino, 8 secondi sul cronometro dell'azione per quanto riguarda il basket goal. Sì, ora bisognerà difendere fortissimo e magari partire in contropiede, non possiamo continuare a giocare a scacchi con Piombino. Mezzana sotto di 1, 61-62, rimessa per Piombino che va da Biancani, arriva l'intercetto da parte di Parente, ancora rimessa per il basket golfo, 8-17 alla sirena finale di questo incontro. Biancani si libera, Maggio, 7 secondi per prendersi un tiro, Maggio contro Vico, Maggio 5-4-3, ancora Maggio, palleggia a resta e tiro che non va a segno, Panzini conquista il rimbalzo, può tornare adesso in attacco la Mezzana che deve premere, è sotto di uno con Piombino a 8 minuti dalla fine dell'incontro. Ranuzzi, ancora Panzini, poi Parente, il movimento di Vico servito nel semiangolo, arriva il blocco di Ranuzzi, ancora Vico, la palla carambola come un flipper, 5 secondi per prendersi un tiro, Vico contro Biancani, c'è il fallo di Biancani nei confronti di Sebastian Vico, terzo fallo personale per Biancani, secondo fallo invece per Piombino di squadra, rientra Bianchi, fuori Biancani per quanto riguarda il basket goal. Sì, rientra di nuovo Bianchi, ha fatto una buona partita, l'importante ora è attaccare con maggiore continuità, dobbiamo farli correre, ancora zona. Parente per Panzini, ribaltamento per Pignatti che si prende il tiro dalla media distanza, entra e esce il tiro di Pignatti, c'è la rimessa dal fondo che sarà per Piombino perché Ranuzzi è andato a contendere questa palla vagante. Time out intanto per la panchina della Mezzana. Piombino c'ha più abbrivio, c'ha più convinzione, e i nostri
ora hanno anche qualche problema psicologico, tiro sbagliato da Pignatti, non era molto sicuro, e purtroppo loro invece ci stanno giocando con grande fiducia, eh? Ora abbiamo provato con questo quintetto più basso con Pignatti per cercare di seguire meglio Biancani, però ci manca il riferimento del lungo, e quello bisogna tenerne conto. So quanto possiamo fare a meno di Kjačić. Questa è la scelta di coach Matteo Mecacci per adeguarsi così alle scelte di Piombino, soprattutto per adeguarsi a Marmugi, che era veramente entrato in striscia nel terzo quarto. 61-62 Letterio, però stiamo un po' in difficoltà in questo frangente del match. Ci siamo in difficoltà e questa è la legge dei numeri, che nonostante tu abbia dominato a rimbalzo e stia tirando meglio con le percentuali, loro tirando più tiri di noi e realizzando un maggior tiro da tre punti sono in vantaggio. È fondamentale a questo punto ogni pallone. Rimessa già effettuata per Piombino, Iardella in cabina di regia fronteggiato da Panzini, palla per Bianchi, poi per Maggio, cambi costanti per la difesa mezzanina, ancora palleggio di Maggio che attacca Pignatti, arresta adesso il palleggio profondo, l'anticipo di Sebastian Vico che spinge la transizione per Ranuzzi, Ranuzzi l'appoggia al tabellone di Alex Ranuzzi, controsorpasso Mezzana, 63-62. Cambio sistematico e contropiede. Maggio in attacco per Piombino, passaggio per Iardella, da questi a Bianchi, il ribaltamento per Guerrieri, Parente su di lui, Guerrieri mette palla per terra, Guerrieri contro Parente, Guerrieri resta al palleggio, ribaltamento per Iardella, profondo per Marmugi, mismatch con Sebastian Vico, giro e tiro per Marmugi sbagliato, però c'è Guerrieri che conquista il rimbalzo, palo e poi la palla che carambola le mani di Vico e di Parente. Parente torna in attacco la Mezzana, servito l'arrivo di rimorchio di Vico, poi Panzini nelle tacche per Pignatti, fuori ancora per Panzini, sale Pignatti per il blocco, Panzini si butta dentro, Panzini alza una preghiera, c'è il fallo da parte di Marmugi, quarto fallo personale per lui, terzo fallo di squadra invece per Piombino. Sì, questo è un fallo che per Piombino non ci voleva. Per avesse la sì, non riesco a capire, stava andando a tirare. C'è semplice rimessa, infatti questa decisione è abbastanza sorprendente da parte degli arbitri. Errore clamoroso, non sorprendente, errore clamoroso. Dall'altra parte avevano tenuto il metro quando è partito in terzo tempo, completamente diverso. Infatti sentite anche fischi in sottofondo della palaestra. Rimessa per la Mezzana, per Avico. Vico contro Iardella, Vico, passaggio in salto anche in questo caso e palla persa per Sebastian Vico, Iardella per Maggio, piedi per terra da tre punti, non va il suo tentativo, Parente tira giù il rimbalzo, va da Panzini che chiama lo schema, può tornare in attacco la Mezzana, sei minuti alla fine, Vico per Ranuzzi, profondo per Pignatti, Pignatti non servito al taglio di Panzini, si torna da Vico, poi Parente per Panzini che prende la linea di fondo, palleggiare questo tiro per Panzini, airball il suo, Pignatti trova la palla, il giro e il tiro di Luca Pignatti, 65 Mezzana, 62 Piombino. Non possiamo arrivare fino in fondo con loro attaccati, dobbiamo ora difendere fortissimo. Guerrieri fino in fondo in questo caso, penetrazione troppo facile per lui, 5 e mezzo alla fine e Piombino è sempre lì, a meno 1, 65-64, Parente per Ranuzzi, poi Vico, Panzini per ancora Alex Ranuzzi che si prende il tiro dalla media distanza, fuori ritmo, infatti il tiro è sbagliato e Guerrieri tira giù il rimbalzo. Maggio in attacco per Piombino, sì, liberissimo per un tiro da tre punti che non va a segno. Guerrieri, ancora rimbalzo offensivo per Piombino, nuovamente Maggio, pronto Kjačić sul cubo dei cambi per la Mezzana, la palla però è per Piombino, Iardella per Bianchi, giro e tiro per lui, cortissimo, rimbalzo per Panzini, può tornare in attacco la Mezzana che è in vantaggio di una lunghezza su Piombino, 65-64, Ranuzzi per Panzini, Vico poi per Pignatti, Pignatti per Sebastian Vico che si prende il tiro da tre punti, non va, lotta a rimbalzo, tocco di Ranuzzi, è l'ultimo a toccare,
la rimessa dal fondo sarà per Piombino, che può tornare in attacco. Cambio per la Mezzana, fuori Ranuzzi, che adesso è anche leggermente claudicante, anzi no, esce Sebastian Vico, rimane in campo Ranuzzi, fuori Vico, dentro Chiaci. Beh, non avendo loro Marmugi, l'inserimento di Chiaci, che poteva essere anche effettuato un paio di minuti fa, secondo me. Vico, molta confusione purtroppo, anche cose buone, ma qualche palla veramente persa di troppo. Franceschini per Iardella, in attacco per Piombino, mismatch con Roberto Chiagic, Iardella lo attacca, fosse fondamento clamoroso nei confronti di Davide Parente. Ottima lettura del numero 3 Mezzanino e quarto fallo per Iardella. Ottima lettura in questo caso, e ora in attacco bisogna giocare per passare la palla sotto a Roberto Chiagic. Quarto fallo anche di squadra per Piombino, che quindi esaurisce il bonus in questo ultimo quarto di gioco. 4 minuti 13 secondi alla sirena finale dell'incontro, più uno Mezzana, 65 a 64 nei confronti di Piombino. Panzini per Pignatti, ribaltamento per Ranuzzi, profondo per Pignatti, fallo subito da parte di Iardella, quinto fallo per lui, e gita lunetta per Luca Pignatti, che andrà lunetta con due tiri liberi. Fuori Iardella, entra al suo posto ancora Maggio. Beh, questo è un fallo importante, eh? Esce di scena Iardella e due tiri liberi per Pignatti in un momento delicatissimo. Pignatti in lunetta con due tiri liberi. Realizza il primo Luca Pignatti. Seconda opportunità per lui ancora dalla lunetta. E realizza anche in questo caso, 67 a 64, più 3 Mezzana a 4 minuti esatti dalla fine. Maggio, che ha preso il posto di Iardella, uscito per aver raggiunto il numero di falli, va da Biancani. Biancani, partenza sospetta, Ranuzzi gli scippa il pallone e può tornare in attacco adesso la Mezzana. Ranuzzi va da Panzini, preziosissima azione difensiva di Alex Ranuzzi. Parente aspetta il blocco di Pignatti, ancora Parente contro Bianchi, fa leggere questo tiro per Davide Parente che non va, forzato. Franceschini tira giù il rimbalzo, Maggio è già dalla parte opposta, Maggio consegnato per Biancani, Biancani il suo palleggio, arresto, tiro da tre punti, non va nemmeno in questa circostanza, tocca Chiagic, la palla come in un flipper, poi si buttano tutti per le terre, palla contesa, anzi no, è per Maggio e il possesso ancora per Piombino, che ha 10 secondi adesso per arrivare al tiro. Ancora Maggio, inseguito da Panzini, l'apertura per Guerrieri, Guerrieri che si butta dentro, cerca il canestro, lo trova in precarie condizioni di equilibrio. Più uno ancora per la Mezzana, 67 a 66, 3 minuti alla fine. Abbiamo difeso bene, Guerrieri ha trovato un buon canestro anche quasi buttando via la palla, e ora si prepara di nuovo Marmugi, che ha portato Piombino a crederci. Panzini per Ranuzzi, Pignatti per il taglio di Panzini, extra pass per Chiagic, fallo di Guerrieri nei suoi confronti, poi nervi tesi tra Franceschini e Panzini. Due tiri liberi per Roberto Chiagic. Sono due tiri fondamentali, manca tre minuti e ora per un'altra volta Piombino si presenta con un quintetto anomalo mai presentato fino adesso, con Marmugi da numero 4. Time out per il Basket Golfo Piombino, 67 a 66 il vantaggio per la Mezzana, 2 minuti e 41 secondi alla fine. Sandro, partita veramente al cardiopalmo, non riusciamo a metterci le mani per portare il punteggio in maniera importante dalla nostra parte, stiamo reggendo, ma insomma è veramente, veramente complicata, con Piombino chiaramente in fiducia, trova canestri importanti anche con giocatori magari meno, apparentemente meno importanti come Guerrieri, che invece in questo ultimo quarto ha realizzato 6 degli 8 punti della squadra. Una squadra molto omogenea, molto e purtroppo in grande fiducia. Sarà veramente problematico portare a casa questa partita. Bisogna crederci però, perché non ce ne può fare a meno, mancano 2:40. Punteggio leggermente in vantaggio nostro, abbiamo anche due tiri liberi, ma chiaramente hanno fatto vedere i nostri avversari che
poi con un tiro da tre con il quale hanno molta dimestichezza, di sapersi molto facilmente riavvicinare e rimettere magari anche la testa avanti. Ci vuole una grande determinazione. Uscendo dal time out, Chiagic va in lunetta con due tiri liberi, sbaglia il primo il capitano della Gecom. Seconda opportunità per lui ancora dalla linea della carità. Questa volta non fallisce, più due Menzana, 68 a 66, 2.40 da giocare nell'ultimo quarto. Maggio in attacco per Piombino, pick and roll con Franceschini che da sotto trova il canestro della parità a quota 68. 68 pari, 2 minuti e 25 alla fine. Zona ancora per Piombino, Panzini per Ranuzzi, poi Davide Parenti per Pignatti, fuori ancora per Parente, blocco di Chiagic, Parente si butta dentro, può arrivare fino in fondo, palla persa per Parente che ha cercato un extra pass veramente impossibile. Siamo già dalla parte opposta. Maggio, passaggio fuori ancora per Franceschini, piazzato, e vantaggio Piombino 70-68. Siamo entrati negli ultimi due minuti di partita e Piombino adesso ci crede come. Piombino ci crede per forza, dobbiamo fare un ottimo attacco e tirare quando è il caso di tirare, senza problemi. Panzini di tocco per Ranuzzi, un'altra penetrazione, area molto intasata, fuori per Parente, da tre non va, si lotta al rimbalzo, Ranuzzi trova la palla vagante e anche il fallo commesso da Biancani nei suoi confronti. Quarto fallo di Biancani, due tiri liberi per Alex Ranuzzi. Ora Ranuzzi va andare in lunetta, ormai manca 1.35. Questa difesa non è, sarà importante, ma sarà importantissima. 1 minuto e 35, 95 secondi alla fine, due tiri liberi per Alex Ranuzzi, Sandro. Beh, è inutile dire quanto siano importanti questi tiri liberi. Non... E sbaglia il primo Alex Ranuzzi. Non siamo tranquilli come loro. 68 Menzana, 70 Piombino, seconda opportunità per Ranuzzi dalla lunetta. Realizza in questo caso meno 1 Gecom, 69 a 70 e mancano 95 secondi alla fine. Piombino che torna in attacco con Biancani, Biancani contro Ranuzzi, in punta per Franceschini, poi Maggio che attacca Panzini, Maggio fino in fondo con il fallo subito da parte di Panzini. Un brivido lungo la nostra schiena perché la palla si stava arrampicando sul primo ferro della palaestra. Due tiri liberi per Maggio. Vedi che dove bisogna ancora crescere un pochettino. Se ti batte uno contro uno devi fare fallo subito, non mandarlo in lunetta, perché in questo caso noi non abbiamo ancora il bonus. E quindi ti ha battuto e devi fare fallo immediatamente, non devi permettergli di andare in azione di tiro. Intanto Maggio realizza il primo dei due tiri liberi a sua disposizione, realizza anche il secondo, più tre per Piombino, 72 a 69. Panzini, l'apertura per Ranuzzi, poi ancora Panzini, schiacciato a terra per Pignatti, da questi a Ranuzzi che arriva fino in fondo, sbaglia il layup, Marmuggi trova il rimbalzo e la palla è per Piombino che entra nell'ultimo minuto di partita con un vantaggio di tre lunghezze, 72 a 69. Maggio esce molto alto, Chiagic su di lui e va a commettere il secondo fallo della sua partita, il terzo di squadra per la Menzana, però un fallo onestamente di cui non si sentiva la necessità. No, non credo era il caso di fare fallo. In questo caso dovevamo difendere forte perché abbiamo un minuto e c'erano ancora tre azioni da fare. Sei sotto di tre punti, un tiro solo fatto bene magari. Un minuto e un secondo al termine della partita, più tre Piombino, time out in campo da parte della Menzana che adesso vede la strada decisamente in salita. Abbiamo realizzato soltanto 8 punti in 9 minuti. Questo la dice lunga, no? Mentre Piombino non ha fatto cose mirabolanti in attacco, ma ha trovato più fluidità. Noi non abbiamo onestamente molte idee in attacco e stiamo pagando pesantemente.
Assolutamente d'accordo con Sandro, meno 3 per la Mezzana, 1 minuto e 1 secondo alla fine. Prestazione alquanto incolore questa sera a livello offensivo per la GEA, come stiamo usando ovviamente un eufemismo, Lette. Ma è stato stranamente, è stata una serata incolore collettiva, per cui di questo c'è da rallegrarsi. Comunque la partita non è ancora finita, quindi aspettiamoci delle possibili reazioni, perché ci possono essere, e continuiamo a giocare con il quintetto che è uscito. Io avrei provato anche Vico, essendo un attaccante nato. Rimessa per Piombino, per Maggio, Parente su di lui a mettergli tanta pressione addosso. Siamo entrati nell'ultimo minuto di partita. Maggio ancora in possesso per Piombino, la palla per Marmugi, consegnato ancora per Guerrieri, da questi a Maggio che si alza veramente da lontanissimo, sbaglia Ranuzzi, trova il rimbalzo e la Mezzana può tornare in attacco con Panzini. 40 secondi alla fine, Panzini si butta dentro, scarico per Ranuzzi, piedi per terra, da tre non va, Chiagic tira giù anche questo rimbalzo, il fallo subito dal capitano della Mezzana. 2 tri liberi, fallo di Franceschini, fallo numero 2 per il giocatore di Piombino e 2 tri liberi per il capitano della Mezzana. Sì, 2 tiri liberi, bravo Ghiaccio, andasse a prendere in basso, attacco Ranuzzi, dobbiamo difendere senza fare fallo. 32 secondi alla fine, 3-2 alla fine, 69 Mezzana, 7-2, 72 per Piombino e Chiagic in lunetta con 2 tiri liberi a sua disposizione. Va Ghiaccio con il primo e lo realizza. Meno 2 Gecom, seconda opportunità per Chiagic dalla lunetta, realizza anche in questa circostanza. Meno 1 Mezzana, 71 a 72. Dobbiamo difendere forte. Parente va vicino alla palla recuperata su Maggio, sulla difesa tutto campo, perché poi abbiamo l'ultimo tiro noi. 29 secondi e 92 centesimi al termine, rimessa per Piombino, affidata a Guerrieri. Maggio e Biancani in fase di ricezione dalla parte opposta del campo, Marmugi e Franceschini per la formazione labronica che rischia qualcosa. Maggio, fallo di Davide Parente e anche questo è un fallo di cui non sentivamo l'esigenza. Beh, forse anche per cercare di arrivare presto al quarto fallo, perché eventualmente li mandi in lunetta, capito? Adesso ci siamo. Questo può essere una strategia. La strategia in questo caso è si difende forte, un 30 secondi, hai 10 secondi perlomeno per andare di là in attacco a fare un buon tiro. Rimessa ancora per Piombino, Biancani, fallo di Alex Ranuzzi, fallo sistematico, questa mi sa è la scelta della Mezzana. Fatto bene o no non lo so, questo si vede in fondo, però è chiaro il tentativo era questo. Quindi si va con il fallo sistematico mandando Biancani lunedì. Sì, ora ci sarà fallo sistematico in continuazione. Non credo che Piombino ti faccia tirare da tre. Biancani va lunedì, realizza il primo dei 2 tiri liberi a sua disposizione. Seconda opportunità ancora per lui. E realizza anche in questa circostanza. Più 3 per Piombino. 74-71. Parente. C'è il blocco di Chiagic. Pick and pop tra i due. Chiagic finta al consegnato, mette palla per terra, Chiagic deve poco chiare, palla per Ranuzzi, Ranuzzi profondo per Chiagic, palla persa e su questa palla se ne vanno gran parte delle speranze biancoverdi. Inizia a far festa la panchina di Piombino. 9 secondi e 93 centesimi alla fine, time out in campo, però time out richiesto a panchina di Piombino, però tutte le idee poco chiare, tutta la serata no, in questa ultima azione della Mezzana, ne è stata la fotografia, Letterio. Ma la fotografia è stata negli ultimi 30 secondi, devi difendere forte senza bisogno di fare 2 falli. A parte c'è sempre il 50% della probabilità, l'abbiamo detto in tempi non sospetti, adesso loro attaccano dall'altra parte del campo, rimetteranno e devi andare a fare un fallo o far ricevere il pallone a quelli che nelle percentuali dovrebbero tirare i tiri liberi in maniera non tanto alta. Sandro, nostre difficoltà manifestate in questo attacco ultimo, dove onestamente siamo andati a perdere palla senza andare al tiro, sono un po' il simbolo di questa partita.
l'esatta fotografia di una serata, no, lo possiamo dire a questo punto, anche perché insomma 10 punti per ora nell'ultimo quarto. Sta maturando veramente la prima sconfitta interna stagionale per la Mezzana, la terza in totale, rimessa offensiva per Piombino, che vede a questo punto molto vicino allo striscione del traguardo. Biancani per Maggio, commette fallo Ranuzzi, due tri liberi, Parente finisce per le terre, ha subito un colpo. E adesso Maggio con l'opportunità di mettere due possessi di separazione tra le due squadre, che significherebbero una netta ipoteca sul risultato finale. Beh, direi di sì, ormai la partita nelle mani Piombino, la può solamente buttare via Piombino. E trova il canestro del più 4 Maggio, 75-71. Iniziano a far festa i circa 100 tifosi di Piombino, più 5 adesso, 8 secondi alla fine, 76-71. Parente con la forza della disperazione, non va a segno questo canestro, ci prova anche Ranuzzi, non va nemmeno in questa circostanza, e Piombino viola il palaestra, 76-71. Fanno festa i giocatori di Piombino sotto il settore ospiti, proprio sotto la nostra postazione. Ancora l'area di Livorno fa male alla squadra senese, alla Mezzana, fa male anche in casa. Prima sconfitta interna Letterio, vince Piombino 76-71. Ma vince Piombino meritatamente, ci hanno costretto a giocare una pallacanestro che non è la nostra, ci hanno portato sui loro ritmi, alla fine hanno avuto la meglio. E quando giochi male e perdi devi solamente rimboccarti le maniche e andare avanti. Sandro, tuo commento prima di lasciarti a domenica Sportsera. Vittoria assolutamente meritata di Piombino, ha giocato meglio, ci ha creduto di più e la nostra squadra ha dimostrato delle lacune ancora offensive troppo marcate. Quindi termina con la vittoria di Piombino l'inizio del girone di ritorno per la Mezzana, che vede violata per la prima volta la sua casa. 76-71 la vittoria per il Basket Golfo al Palaestra. Ringrazio Sandro e Letterio che come sempre sono stati con me, insieme a Marco Giudici e a Franz Plantoni per la parte tecnica, per quanto riguarda i collegamenti qui dalla Palaestra di Siena. Adesso linea a Simone Neri, che è collegato per noi da Fucecchio per gli aggiornamenti della partita della Virtus.